Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jupa17 e oggi siamo tornati su Miniguns per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, come promesso, oggi è mercoledì 31 gennaio, sono le ore 17 e sono online, pronto a giocare con voi. Prima di iniziare ragazzi, come potete vedere, ho potenziato delle truppe. Mi raccomando, ricordatevi sempre di potenziarle utilizzando le carte che potete trovare nei vari bauli. Allora, andiamo a vedere cosa contiene questo baule qua. Allora, due moto, due forte, due carri coccodrillo, che ultimamente viene utilizzato parecchio, e 50 monete d'oro. Andiamo a vedere nei pacchetti gratuiti. Vi ricordo che con l'ultimo aggiornamento ne hanno aggiunto uno, quindi non sono più due ma sono tre. E talvolta si possono trovare anche dei diamanti, Ok, abbiamo trovato anche il carro armato standard, dei carri armati mangusta, dei carri mangusta, insomma. Vediamo l'ultimo pacchetto, altre moto e delle monete. Ok. Allora ragazzi, direi di iniziare con il primo match di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua nel primo match di oggi. Affronto Nathan, che utilizza l'impero. Io, come sempre, ho deciso di utilizzare la Repubblica e partire con la Repubblica. Allora, mandiamo subito questo qua. Sono riuscito a prendere dei punti d'attacco. Voglio provare a sfondargli quel bunker là in cima. Purtroppo mi ha preso di mira l'elicottero, che però sono riuscito a salvare all'ultimo. Ma stavolta non ce la faccio, infatti. Piazziamo questo qua. Il carro armato è andato. Dai che gli facciamo saltare anche la contraerea. Non ci credo, ce l'ha fatta, Attenzione, è troppo vicino. Non lo posso attaccare perché è troppo vicino. Ok, dobbiamo però prendere quei punti d'attacco, Dai. Ok, preso. Mettiamo due mortai. Aia. Troppo vicino. Questi qui sono micidiali, è una roba impressionante. Se riusciamo a eliminare almeno quello, ma va, figurati. Perdo così, senza poter neanche replicare al suo attacco. Niente, Nathan vince così. Ma ve l'ho detto, stanno utilizzando tantissimo quei carri lì e sono micidiali, anche perché costano pochissimo. Va bene ragazzi, secondo match di oggi contro Giuseppe. Attenzione che usa la base è quella con il laser. È andato subito giù di cecchino. Ok, gliel'abbiamo fatto saltare. Però mi porta via tutti i pacchetti. Vabbè, lo attacco in mezzo. Prenderà altri punti d'attacco. Eccolo lì, un altro carro armato. E questa non ci voleva. Ciao cecchino. Ok, gli abbiamo fatto male. Mandiamo questo. Perfetto. No, sta utilizzando anche lui quello lì. Glielo facciamo fuori quel carro armato o no? Ok. Però il pericolo è quello lì. Vabbè, lo attacchiamo da vicino con questo. Se magari riusciamo a rubargli dei punti d'attacco e a portarli a casa, perché sennò continuiamo a
No, così non riesco però. Così è tosta. Me l'ha fatto fuori in un colpo solo. No, ma sta partita qua non la vinco. Ma non la vinco per il semplice fatto che non ho preso neanche un punto d'attacco. Tutto lì. La perdo per quel... la perdo per quel motivo lì. Boh, finisce così. Finisce così. Vabbè, pazienza ragazzi, altra sconfitta. Va bene ragazzi, nuovo match contro Charizard 4. Io uso il dominio e lui invece la repubblica. Allora, va giù pesante utilizzando quelli di mini. Perfetto. Ok, colpito appena in tempo. Caccia contro caccia. Si sono abbattuti a vicenda. Attenzione all'elicottero. Glielo tiro giù col caccia. Perfetto. Abbattuto. Ah, anche dall'altra parte c'è una base antiaerea. Vabbè. Aspetta ancora un po'. Altro elicottero. Ok, questo me lo prendo però. Caccia. Mezzo veloce. Punti d'attacco me li prendo. Mitragliatrice la piazziamo qua. Ehi, non gli ho centrato la Jeep. Ok, gliel'ho fatta saltare. Perfetto. Ah, non ce la faccio. Quei punti d'attacco là non riesco a prenderli. Vabbè, mandiamo questo. Ah, me l'ha tirato giù col caccia. Guarda il mio mini. Sta cercando di colpire la sua base. Ok, mandiamo questo carro armato qua, che è quello che si rigenera da solo. Mezzo veloce dietro. Ok, vedete, in automatico recupera vita. È molto potente, come carro armato. È veramente molto potente. Ok, questa qui la portiamo a casa, almeno una su tre. Bella partita però. Ok ragazzi, facciamo che giocare anche delle partite 2 contro 2, visto che c'è ancora tempo. Giuseppe e Charizard contro me e Nathan. Ah, abbiamo avuto la stessa idea. Dobbiamo fargli fuori quella mitragliatrice là. Bravo. Ok, ci prendiamo quei punti d'attacco lì e vado a piazzare un mortaio anche qua. Attenzione a quello. Ok, l'importante è farlo fuori, eh. Aia. Ok, l'abbiamo fatto fuori però. Vai Nathan. Attenzione che Charizard ha schierato il drone, eh. Il drone, il robot. Caccia. Abbiamo avuto la stessa idea. Altro robot. Quei punti d'attacco lì però sono nostri. Caccia. Niente, ci diamo il cambio in continuazione. Ok, contraerea. Adesso il caccia non lo butto. Tanto c'è la mia base che copre la mitragliatrice. Ah, abbiamo mancato tutti e due i mezzi. Bye bye. Quello è tosto, eh.
Caccia. Ah, me lo fa saltare. Me lo fa saltare. Me lo fa saltare. Ok. Allora, aspettate un attimo. Ne butto giù un altro. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Perché si sono bloccati i nostri carri armati? Si sono bloccati. Sta partita qua è tosta. Sta partita qua è tosta. Ci hanno già fatto saltare un bunker, purtroppo. Ok, però dall'altra parte il mio carro armato sta coprendo bene. Ok, ne butto giù anche uno di qua. Purtroppo mancano solamente 15 secondi. Però magari riusciamo a fare qualche danno. Beh, almeno li abbiamo bloccati. 2, 1. Ok, mezzi veloci. Uno per parte. Dai, 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 dai. Oh, Giuseppe scoperto, Giuseppe scoperto, attenzione. Non è più scoperto. Mandiamo giù questo. Dall'altra parte stiamo cercando di procedere, ma è tosta, eh. Ok, grande Nathan che ha coperto il mio carro armato con un elicottero d'assalto. Ok, robot andato. Altro robot andato. Diciamo che forse siamo in vantaggio noi. Anche se facciamo fatica ad avvicinarci alle loro basi. Però mi sa che Giuseppe adesso ci saluta. E adesso tocca a Charizard. Ok, bella vittoria. Bel gioco di squadra, Nathan. Praticamente oramai li stavamo assediando. Va bene ragazzi, ultimo match di oggi. Nathan e Giuseppe contro me e Charizard. Repubblica contro Dominio. Eccolo lì, sapevo che avrebbe tirato fuori i cecchini. Ok, almeno un pacchetto dobbiamo prenderlo, eh. Almeno uno. Ecco, te pareva. Che facciamo? Mandiamo questo, va. Uno l'hanno preso loro, purtroppo. Hanno preso anche l'altro. E adesso siamo nei guai. Guai molto grossi. Guai molto grossi perché... Aia il caccia. Per fortuna. Per fortuna. Andiamo questo sotto. No, quello però bisogna farlo fuori. Ci stanno facendo male. Ci stanno già facendo male. Figurati, io già non ho più praticamente più vita. Boh, ragazzi, io saluto la partita. Adesso le truppe continuerò a schierarle, ma ho un più 9 ogni minuto, infatti è finita in 4-4-8. Ci hanno portato via quei pacchetti. Ed è finita in 4-4-8. Ok ragazzi, eccoci tornati nel menu principale di Miniguns. Gran belle partite. Diciamo che devo potenziare un attimo le mie truppe, perché effettivamente Giuseppe e Nathan sono un po' più forti di me. Comunque nel prossimo episodio cercherò di batterli. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Miniguns. Alla prossima ragazzi!